Prima di collegarci... Due domande a testa, nessun contraddittorio e solo 4 minuti per convincere i baresi, molto ma molto meno dei 12 minuti complessivi programmati. Il confronto atteso da settimane fra Michele Emiliano e Simeone Di Canio a Brescia non è avvenuto neanche ieri a Porta a Porta da Bruno Vespa. Dopo la mezzanotte dagli studi Rai di Bari, il sindaco uscente Emiliano e il candidato del centrodestra al comune di Bari Di Canio a Brescia hanno semplicemente risposto a due domande del conduttore. Vespa ha chiesto conto ad Emiliano dell'apparentamento con l'UDC. Si tratta ovviamente del completamento di un progetto di governo che noi abbiamo cominciato nel 2004, che ha visto il cattolicesimo democratico molto presente nella mia amministrazione, e quindi l'UDC sostanzialmente completa e rilancia questa prospettiva. E posso chiedere al suo competitore, che è già stato sindaco, signor Di Canio a Brescia, se pensa di farcela anche senza l'UDC? Beh, guardi, innanzitutto l'UDC è stato fortemente svuotato rispetto a quello che era le percentuali tradizionali, è sceso al poco più del 3% dall'8% che aveva, e l'elettorato certamente non si riconosce in città con i valori che vengono posti dall'altra parte, i cattolici che fanno parte all'UDC certamente non possono vedersi con un partito che vuole la rifondazione comunista, con i comunisti italiani, quindi con la sinistra estrema. D'altra parte siamo stati anche da parlamentari testimoni di ciò che è avvenuto al Parlamento, dove Prodi è stato costretto alle dimissioni proprio per le incongruenze non solo programmatiche di una coalizione raccogliticcia. Vespa poi ha chiesto ad entrambi le caratteristiche che li distinguono. I sindaci si sforzano alle volte di distinguersi per ragioni ideologiche, ho visto anche a Padova il sindaco di centrodestra provarci, ma in realtà si tratta dello stesso lavoro. Noi amministriamo delle comunità, non ci occupiamo di massimi sistemi. Cerchiamo di essere efficienti, cerchiamo di far funzionare i servizi pubblici. Per esempio nel 2004 io avevo ereditato una città con diversi problemi di inquinamento da amianto, avevo in piedi Punta Perotti, i telespettatori se la ricorderanno, quell'ecomostro terribile. Adesso in realtà quell'ecomostro è diventato il più grande parco della città, l'amianto è stato totalmente bonificato, abbiamo completato la metropolitana che lega uno dei quartieri più grandi della periferia di Bari e l'abbiamo messa in esercizio. Questo ovviamente è stato molto faticoso, molto complicato, ma anche molto emozionante. Abbiamo restituito in definitiva un po' di diritti ai baresi. Posso sentire un momento Di Canio a Brescia? Che è stato sindaco, lo ricordo. Io credo che siamo in una trasmissione nazionale, gli italiani devono sapere che pagheranno l'abbattimento di Punta Perotti, gli italiani e anche i baresi, perché anche i baresi sono italiani. C'è stata una fretta elettorale di abbattere gli edifici e quindi conseguentemente non si è attesa quella che era l'ultimo giudizio, che era quello della Europa, della Corte Europea, che ha condannato lo Stato italiano. Tutto si chiude con la pubblicità. Il primo vero faccia a faccia forse fra i due lo si vedrà domani su Canale 5 da Alessio Vinci, conduttore di Matrix. Il confronto di chiusura della campagna elettorale, i due candidati lo avranno su Antenna Sud. Appuntamento su questi schermi dunque venerdì alle 21.